Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Aaron e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i churros spagnoli con la cioccolata calda. Veramente meravigliosi, ma voi conoscevate la storia? Ve la racconto io oggi. Secondo gli storici si pensa che ci siano due teorie principali. La prima parla che i portoghesi portarono la ricetta dal Medio Oriente e nella seconda invece si pensa che i pastori iberici abbiano proprio fatto la ricetta. Nella prima, quella che parla della Cina, si pensa che dei conquistatori spagnoli arrivarono fino al Medio Oriente e durante il loro viaggio di ritorno appresero la ricetta di questa pasta cinese chiamata yutiao, che veniva servita a colazione accompagnata con del riso glutinoso e del tofu. Erano delle strisce di pasta fritte che poi venivano servite e si pensa che i discendenti diretti siano proprio i churros. Anche se in molti concordano sul fatto che la forma non era quella originaria stella che conosciamo oggi, infatti in Cina venivano proprio stesi a mano. E visto che c'era una regola fondamentale che non si poteva diffondere una ricetta, altrimenti quella persona veniva punita severamente, i portoghesi vennero obbligati a creare un'altra forma, infatti oggi è quella di stella. La seconda teoria di cui vi parlavo prima parla di certi pastori nomadi iberici che trascorrevano veramente tantissimo tempo sui monti e non avevano i soldi e soprattutto il tempo per andare a prendere il pane in città, quindi crearono un impasto molto simile che poteva essere cotto anche in padella. A sostegno di questa teoria c'è proprio una razza di pecore che si chiama Navajo Churro, da cui i corni avrebbero ispirato la forma appunto dei churros. Gli immigrati spagnoli successivamente diffusero la ricetta nel centro e nel Sud America. Qui ogni nazione ha dato la ricetta in base ai gusti del popolo. Pensate che in Sud America li fanno perfino con il formaggio. Oggi andiamo a vedere insieme come si preparano quelli originali con la cioccolata calda. Per questa ricetta ci serviranno 165 g di farina 00, 240 ml di acqua naturale, 3 uova medie, 30 g di zucchero semolato, 60 g di burro morbido e un pizzico di sale. Per prima cosa prendiamo un pentolino più capiente e ci versiamo dentro l'acqua, lo zucchero, il sale e infine il burro. Aspettiamo finché il nostro composto non sfiorerà il bollore. Poi ci fermiamo di mescolare e spegniamo il fuoco. A questo punto aggiungiamo la farina tutta ad un colpo e mescoliamo per bene finché tutti gli ingredienti non saranno amalgamati. Non preoccupatevi se l'impasto risulterà denso, perché è proprio una caratteristica dei churros. Arrivati a questa consistenza, rimettiamo il nostro impasto sul fuoco molto basso e lo continuiamo a mescolare per 2-3 minuti. Trasferiamo il nostro impasto in una ciotola più capiente e poi lo iniziamo a schiacciare verso i bordi. Questo processo farà sì che il nostro impasto si raffreddi più velocemente. Passati 10 minuti di riposo, aggiungiamo un uovo alla volta, lo schiacciamo leggermente e mescoliamo per bene finché non si assorbirà il nostro impasto. Quando sarà ben assorbito andremo ad aggiungere le altre uova e continuiamo così con tutte le altre. Volevamo farvi vedere come sta cambiando la consistenza del nostro impasto. Come potete notare, ogni volta che aggiungiamo un uovo diventa sempre più malleabile. Guardate com'è diventato liscio ed omogeneo il nostro impasto dopo aver aggiunto il terzo uovo. Prendiamo una bocchetta a stella, la mettiamo dentro ad una sac à poche in un bicchiere di vetro e andiamo ad aggiungere il nostro impasto aiutandoci con una palettina. Così com'è chiudiamo la nostra sac à poche e la mettiamo nel frigo fino al momento del bisogno. Per la cioccolata calda ci serviranno 240 ml di latte intero fresco, 100 g di cioccolato fondente al 50%, 6 g di amido di mais e 20 ml di acqua. Per prima cosa prendiamo una ciotolina più capiente e ci mettiamo dentro l'amido di mais e l'acqua e mescoliamo per bene finché quest'ultimo non si scioglierà.
Prendiamo un pentolino, ci versiamo il latte. Aggiungiamo il cioccolato e mescoliamo per un attimo. Aggiungiamo subito il composto di amido di mais prima che si scaldi il latte. Continuiamo sempre a mescolare. Quando la nostra cioccolata calda avrà sfiorato il bollore, la andiamo a trasferire in un contenitore. Finalmente friggiamo i nostri churros. Ci armiamo di una sac à poche e di una forbice e li tagliamo ad una misura di circa 10-12 cm. Noi abbiamo deciso di scendere in giardino e cucinare all'aria aperta. Ne facciamo solamente 4 alla volta. Li stiamo friggendo in un olio di arachidi a una temperatura che varia dai 180 ai 190 gradi. Li andiamo a friggere per 2-3 minuti, ossia finché non saranno belli dorati. Ecco qua i nostri churros, dopo 3 minuti di cottura, li andiamo a trasferire su un panno di carta assorbente e continuiamo così con tutto il nostro impasto. Guardate qua come stanno venendo i nostri churros! Ma guardate come sono venuti bene i nostri churros, ragazzi! E qui, cari ragazzi, volevamo mostrarvi come si presentano all'interno. Come potete vedere, sono belli alveolati. Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, ossia l'assaggio. E adesso ci gustiamo queste meraviglie di churros! Ragazzi, se chiudo gli occhi per un attimo, mi sembra proprio di essere a Madrid a passeggiare per una via e a gustarmi questo delizioso street food. Sono croccanti fuori, morbidi dentro e vi assicuro che se non lo sapessi non direi mai che sono stati fritti. Infine la cioccolata va a completare tutto, dandogli un gusto di cremosità in più e anche il cioccolato dà il suo. Insomma ragazzi, sono veramente fantastici, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che vi sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi, mi raccomando, attivate la campanella per ricevere le nostre notifiche e seguiteci su Instagram come Il Mondo di Aaron e Gianina.